Eder. Mech. Pallister. Taormina. Tragico destino per il 55enne Giuseppe Savoca che dopo aver inciampato su un gradino è precipitato in un burrone. Tutto è successo la notte fra il 13 e il 14 agosto scorso quando Savoca, terminata la cena con alcuni amici in un ristorante a Monte di Graniti, in Contrada Feudo, si è diretto verso l'uscita del locale. Mentre stava camminando per raggiungere l'auto parcheggiata poco distante, è inciampato su uno scalino di cemento, ha perso l'equilibrio ed è precipitato lungo un burrone per circa 12 metri. Nell'unico punto dove non è presente la staccionata in legno che funge da parapetto. Con lui vi era un nipotino di 2 anni, per fortuna rimasto incolume. Le sue condizioni erano apparse subito serie per via delle ferite riportate durante la caduta, tra cui la frattura di 10 costole, fratture al bacino, al femore e danni ad un polmone. L'uomo trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Taormina era stato poi trasferito al Policlinico di Messina, il giorno dopo, e ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. L'uomo è morto dopo 2 settimane di agonia. Giuseppe Savoca era molto conosciuto e stimato nella zona ionica messinese dove svolgeva la professione di meccanico per la società di trasporti Interbus nella sede di Giardini Naxos. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!